Ciao amici, ogni giorno mangiamo cibo industriale sempre di più e sapete chi paga il prezzo di queste poco sane abitudini? Il nostro fegato. E sapete perché? Il nostro fegato svolge uno dei ruoli più importanti nella eliminazione delle tossine dal corpo. Ma non solo, senza il fegato il corpo non potrebbe assorbire i nutrienti dal cibo. Come possiamo aiutare il fegato a rimanere sano e a fare il suo lavoro? Per liberare il fegato dalle tossine e mantenerlo sano e forte, possiamo inserire questi 5 potenti cibi depurativi del fegato nella nostra dieta. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Pompelmo. Il pompelmo non solo è ricchissimo di vitamina C, ma anche di glutatione. Anche il fegato produce glutatione naturalmente. Il glutatione è l'antiossidante naturale più potente, composto da amminoacidi. Rinforza il sistema immunitario, compone proteine e sostanze chimiche, ripara i tessuti. 2. Verdure a foglia verde. Le verdure a foglia verde proteggono il fegato contro i prodotti chimici, i metalli pesanti e pesticidi che contaminano gli alimenti. Tra le migliori ci sono spinaci, tarassaco, rucola, che favoriscono il flusso della bile e quindi l'eliminazione di scorie e tossine. Le barbabietole aiutano a pulire e purificare il sangue. Le crucifere, cavolini di Bruxelles, cavolfiore e broccoli, stimolano gli enzimi epatici. 3. Avocado. L'avocado è uno dei più noti superfood. Contiene glutatione, vitamina C, vitamina E e K, tutti antiossidanti. Neutralizzano i radicali liberi, dannosi e proteggono le cellule del fegato. Le vitamine E e K riducono l'infiammazione nociva perché antinfiammatorie. I grassi sani omega 3 aiutano a migliorare i livelli di colesterolo. 4. Frutta a guscio. La frutta a guscio, mandorle, noci, nocciole, pinoli, pistacchi, è ricca di arginina, un amminoacido importante nella disintossicazione di ammoniaca dal fegato. Contiene acidi grassi omega 3 e glutatione che favoriscono il detox. I grassi insaturi limitano l'accumulo di grasso nel fegato e rafforzano le membrane cellulari. 5. Curcuma. La curcuma contiene curcumina come principio attivo primario. È uno dei più potenti antinfiammatori e antiossidanti. Inoltre aiuta a proteggere il dotto biliare, da cui la bile entra nel flusso digestivo. Aiuta anche a ringiovanire le cellule epatiche, bloccando la formazione di tossine. Per conoscere come stare meglio mangiando sano è facile. Iscriviti al canale con un click e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano. Mangia naturale e vivi meglio!